Dal Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, Stand Up Comedy Sardegna e Kamba Films presentano Punchline. Diamo il benvenuto sul palco a Alessandro Murgo. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Io sono Alessandro Murtas, sono un infermiere. Potreste aver già sentito parlare di me questa sera. Ma è bella reazione. Solitamente quando salta fuori il mio lavoro durante una conversazione, mi fanno sempre la stessa domanda: e in quale ospedale lavori? E io devo spiegare che no, non lavoro in un ospedale, lavoro nel privato con gli anziani. Allora mi fanno, meno male, pensavo che avessi in mano delle vite umane. Nel mio lavoro succedono delle cose un po' strane. Ad esempio mi capita di rispondere a delle telefonate di questo tipo. Pronto, buongiorno. Senta, ho smarrito mia madre. Non è che per caso l'avete avvistata? Signora, non è un canile. No, guardi, ha un'ottantina d'anni, è molto confusa e si è persa. Signora, guardi, in questo momento alla mia destra ne ho 15 che corrispondono esattamente a questa descrizione. Mi dica qualcosa di più. Guardi, è 1,50 m, ha i capelli bianchi, gli occhiali e si chiama Maria. Sono sempre 15, signora. Qualche dettaglio aggiuntivo, tipo un tatuaggio, il microchip. No, allora, faccia una cosa. Venga da noi, si dà un'occhiata in giro nella struttura. Magari sua mamma non c'è, ma una che le somiglia la trova sicuro. Se la può portare a casa, non si offende nessuno, eh. Poi si affeziona col tempo. No. È una cosa che mi ha sempre incuriosito. Cioè, cosa porta la gente a pensare che un anziano che si è smarrito possa recarsi di sua spontanea volontà in una struttura per anziani? Come se fossero attratti dall'odore dei loro simili. Sento odore di panni per adulti. Magari qualcuno mi può indicare la strada di casa. No, non funziona così. Cioè, sono i parenti a portare gli anziani da noi, giustamente. Non passo il tempo sul tetto a far la vedetta, a vedere se ci sono degli anziani randagi per strada. Quando ne ha visto uno, mando giù una squadra di OS a lanciare delle caramelle Rossana sul marciapiede per attirarli. Poi li sterilizziamo, li facciamo il front line e li diamo in adozione. Ma parlando di animali, volevo chiedere, qualcuno di voi parla con i propri animali domestici? Non vostro nonno, ok? Cioè, a parte consiglio mio, evitate. Tanto non ne vale la pena, continuerà a votare Lega. Non sarete certo voi a fargli cambiare idea. Non è il caso di rovinare il pranzo di Natale a tutti. No, i propri animali domestici, cioè cani, gatti, qualcuno lo fa? Qualcuno ci parla? Nessuno? Non ci credo. Vabbè, la mia ragazza parla con i gatti. Abbiamo dei gatti e ci parla però in una maniera particolare. Cioè li usa per cazziare me in maniera passivo-aggressiva. No. Tipo arriva a casa e fa: oh, povere gattine, avete le lettiere piene di merda. Evidentemente papà era troppo impegnato a giocare con la PlayStation. Meno male che c'è mamma adesso. Oppure: gattine, venite ad abbracciare la mamma, che presto morirà dissanguata perché papà si è di nuovo dimenticato di comprarle gli assorbenti. Ormai tra di noi non parliamo più. Comunichiamo solo per mezzo dei gatti. Adesso abbiamo preso un terzo gatto, ottima idea. Un maschietto. Quindi le femmine che avevamo prima non sono per niente contente della novità. Cioè, praticamente ci guardano come Salvini guarderebbe Gino Strada. Non so.
Quindi adesso la mia ragazza si è messa in testa che vuole convincerle che non cambierà niente, che non dovranno contendersi il cibo, il nostro affetto con il nuovo arrivato, ma ce ne sarà in abbondanza per tutti. E quindi gli dice cose tipo: povere gattine, non dovete essere gelose. L'amore non si divide, si moltiplica. Già, peccato che questo stesso argomento con la mamma non abbia funzionato quando ho cercato di proporle una scopata a tre con un'amica. Dov'è la coerenza in tutto ciò? No, il nuovo gatto è un maschietto, l'abbiamo raccattato dalla strada, era un randagino. No, scomodatevi ad applaudire solo perché sono una persona meravigliosa e altruista. Sì, no, vi mettete in imbarazzo, veramente. Si chiama Murphy, è un gatto rosso ed è una merda di gatto. Cioè, veramente un pezzo di merda. Cioè, gli abbiamo salvato la vita a questo stronzo. Fra clinica, antibiotico, cibo medicato ci è costato 800 euro. 800 euro questo stronzo. Però adesso non si fa toccare, mi odia, se mi avvicino scappa. Wow! Cioè, un affarone, veramente. Proprio fantastico. Cioè, 800 euro per mettermi in casa una testa di cazzo che mi disprezza e mangia pane a tradimento. Praticamente come avere un figlio vero, né più né meno. No, figli veri non ne voglio, non ne vogliamo nessuno dei due. Io non ne ho mai voluto, onestamente, però per qualche motivo i miei genitori erano convinti che arrivato ai 30 anni avrei cambiato idea. Perché? Cioè, cosa sarebbe dovuto succedere tra i 29 e i 30 anni? Che... A parte una cosa, allora adesso ne ho 34, li ho passati da 4 anni i 30. E niente, mi fanno sempre cagare i bambini, non è cambiato niente. Però, non so, forse sono io, ma voi non trovereste un pochino inquietante uno che per 29 anni ha schifato i bambini e poi improvvisamente ne vuole uno tutto per sé? Cosa ti ha fatto cambiare idea esattamente? No, ma io non ne voglio, anche perché ho paura di trovarmi in casa una tipo Greta Thunberg, no? Una bambina che vuole salvare il mondo. L'arroganza di questa, cioè, pensate all'egoismo di questa ragazzina con questa sua pretesa di voler crescere. Chi cazzo ti crede di essere? No, non ne voglio, e soprattutto per un motivo. Io ho optato per l'estinzione, una pacifica estinzione. Sto bene così. Una pacifica estinzione è la soluzione migliore, a mio avviso. Voglio dire, la gente è convinta di dovermi sensibilizzare dicendo cose: ma che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? Ai nostri figli? I tuoi figli? Io ho 3 gatti, se non si fosse capito. Per i gatti, un mondo ridotto a un cumulo di macerie avvolto in una nube tossica è un mondo ideale. Io sto già contribuendo a un mondo migliore per i miei figli, per quello che stanno così bene a casa mia, tra l'altro. No, io preferisco gli animali, devo essere sincero. La gente non la capisco più. Più passa il tempo, meno capisco la gente. Le persone fanno delle cose che a volte non hanno il minimo senso. Tipo, un mio amico l'anno scorso viveva a Londra da 10 anni. 10 anni, ragazzi. L'anno scorso è sceso soltanto per votare i 5 Stelle alle elezioni. Cioè, ha pure speso dei soldi per fare sta cazzata, capite? Non è che gli veniva comodo. No, ha preso un aereo per fare sta cosa. Cioè, ma perché? Cioè, eri fuori da 10 anni. Eri salvo. Eri riuscito a fuggire. Non potevi continuare così. Non potevi stare a Londra. È una cosa che non ha senso, secondo me. Rientrare in Italia dopo 10 anni solo per votare 5 Stelle per me è un po' come rientrare in un ascensore dal quale sei già uscito solo per scorreggiare. Un atto.
È un atto di puro terrorismo, secondo me. No, ovviamente riconosco la bellezza dello scherzo, da comico come potrei non apprezzare la bellezza di questo gesto, se solo non vivessi in quell'ascensore. Grazie. Thank you.